È pensato per fare cose diverse, è pensato per pubblici diversi, è pensato per gli storici che possono utilizzare questo strumento per svolgere delle analisi grazie al supporto dell'intelligenza artificiale ed è anche ad un pubblico generalista che non sa nulla di De Gasperi e che può essere introdotto e accompagnato all'interno di questo amplissimo orizzonte di studio, di attività politica e che può scoprire che cosa De Gasperi ha fatto, detto e ha scritto. La piattaforma è stata applicata per la prima volta agli scritti e discorsi pubblici di Alcide De Gasperi, ma in realtà il software di analisi può essere indipendente applicato anche ad altre collezioni di documenti. Per esempio un progetto su cui stiamo lavorando si propone di utilizzare analisi simili e applicarle ai discorsi e agli scritti di Aldo Moro.